こんにちは、ciao a tutti da Tokyo. Vedete cosa ho qui? Ho le nuovissime remix del pacco enorme. Allora, vi ho risparmiato l'unboxing singolo perché era davvero troppo da farvi vedere, sarebbe uscito tipo un video lungo 3 ore. Quindi avete nella prima parte del video un rapido sguardo alla scatola, all'unboxing, eccetera. E adesso ci concentriamo invece sulle nostre piccine. Ok, allora ogni OMG arriva con la sua naturalmente sorellina. Le OMG che sono arrivate sono Ferocious, che è lei. Poi abbiamo Bad Girl, lei. Metal Chick. E poi abbiamo Fame Queen, che a me ricorda un po' Pop BB, almeno per lo stile dei capelli. Allora, quindi ogni bambola rappresenta uno stile musicale diverso. Quindi abbiamo il metal, il rock punk, credo, il R&B e pop, appunto. Quindi tutte le OMG arrivano con le loro sorelline, di cui abbiamo Metal Baby, eccola qui. Allora, io ho quella originale della serie Ergo, scusate, capelli un poco sparati. Diciamo che l'outfit è praticamente identico, i capelli cambiano, quindi in questo caso nella versione diciamo originale abbiamo i capelli veri, che secondo me sono molto più carini. Questo invece abbiamo una specie di caschetto tipo paggetto più corto della versione originale, e arriva con la sua chitarra a forma di cuore ed è carinissima. Poi abbiamo la sorellina di Bad Girl, anche lei credo che arrivasse come Air Goals perché aveva i capelli veri, appunto, e lei è una percussionista e quindi ha i piatti praticamente, carinissimo. Togliamo questo così si vede meglio, poggiamola qui. Poi abbiamo la che non ricordo il nome di lei, oddio, Wild qualcosa, non mi ricordo, di Ferocious, ed è carinissima anche lei con le treccine. Sarebbe stato carino se avessero fatte con i capelli veri, perché queste treccine secondo me vere sono wow, con una chitarra, appunto, perché ogni LOL piccolina arriva con il suo strumento. E poi abbiamo la sorellina di Fame Queen, le ho messo gli occhiali perché secondo me le stavano carini ancora con i piccolini prima di entrare in scena, e il suo strumento è questo praticamente tipo pianola, che può essere tipo appoggiata oppure attaccata alla bambola tramite questo strap. Ok, quindi queste erano le sorelline. Tutte naturalmente arrivano anche con il loro sussotto, vedete, tutte in tinta naturalmente. Quindi nel primo layer, nel primo strato dell'enorme pacco, troviamo tutte le sorprese dedicate alle piccine in pratica. Ok, adesso sposto queste qui e ci concentriamo sulle grandi. Allora, è stato un delirio capire gli accessori a chi andava cosa in pratica, perché nella confusione generale io ho utilizzato una ciotola e ci ho messo tutto dentro perché altrimenti avrei perso qualcosa. Ogni OMG arriva con uno strumento. Questi strumenti, ragazzi, funzionano davvero. All'interno ci sono già delle batterie, quindi basta posizionare il pulsante sul play e funzionano davvero. E sono molto, fanno molto casino anche. Ok, abbiamo capito. Per Bad Girl, quindi lei è la nostra chitarrista, Metal Chick. Bad Girl invece è una percussionista. Arriva con questo set di appunto percussioni che potete attaccare alle spalle della bambola, perché c'è questa questa clip, questa specie di bustier che si attacca praticamente alla bambola. E anche questo suona. Carinissimo, cioè è bellissimo perché funzionano davvero e infatti pesano un po'. Poi allora, Ferocious è la nostra bassista, ragazzi, guardate, questo è il suo basso.
Bellissimo. E poi Fame Queen invece arriva con questa pianola che però non ha la base, quindi tocca poi mettergliela addosso. Non so se lo farò. Tipo pianola elettrica, tipo. Questa è un richiamo a Lady Gaga, proprio sputato, perché lei secondo me è Lady Gaga, cioè proprio nel... Perché è stata, ho visto un video dove spiegava tutti i vari look di Lady Gaga che sono stati mischiati per creare Fame Queen in pratica. Ok, quindi abbiamo finito con questi accessori, arriviamo alle nostre OMG. Allora, iniziamo da Metal Cheek, che a me ricorda i Kiss, naturalmente. Quindi questo è il suo camerino, vedete che figata. Quindi abbiamo, tipo dice, Battle Band, e ABCB, e poi abbiamo la chitarra praticamente che ha la sorellina, in pratica. Quindi questo è il suo camerino ed è una ficata pazzesca. Ok. Allora, Metal Cheek, i capelli sono stupendi, secondo me, raccolti in queste due codini e poi tipo tante treccione nere e rosa. È tutto praticamente abbinato in base ai capelli, quindi il contrasto tra nero e rosa, ed è fighissima, secondo me è stupenda. L'unica cosa, l'unica pecca secondo me è questo non è neanche giacca, questa specie di bustiere a parte, questa specie di giacchino che ha, che essendo tutto tipo paillettato le consente pochissima mobilità, purtroppo, però è fichissima perché combina un po' il look metal con un po' la situazione tipo carina, kawaii, mi ricorda un po' il gruppo giapponese delle Metal Babe, non so se le conoscete, poi vi farò vedere qualche fotina magari alla fine. Ha questi stivali alti, uno nero e uno rosso, che ricordano un po' quelli di Draculaura. E calze, appunto, calzettoni, e poi questo pezzo qui è in realtà un body che indossa. Porta questo cerchietto per i capelli, stupendo, orecchini che sono tipo delle due spuncioni che escono da fuori, e poi ha anche gli occhiali, questi qui che sono praticamente tipo da... non mi mette a fuoco, ecco qui. Che però a me gli occhiali sugli OMG non mi fanno impazzire, quindi preferisco non metterle. Quindi questa era la nostra Metal Cheek, che secondo me è carinissima. Andiamo invece a Bad Girl, che io adoro, e mi piacciono anche i suoi occhiali, però adesso li ritolgo perché così vi faccio vedere. Ok, quindi occhiali che dice appunto Bad Girl. E la mia bambola purtroppo ha un difetto di fabbrica, ragazzi. Oggi no, perché la cam non collabora. Vedete qui praticamente si... Ecco qua, ok. Il trucco, praticamente il colore qui è leggermente danneggiato, purtroppo. Perché io adoro, la adoro lei. Secondo me è una delle più belle delle quattro, perché i suoi capelli sono super soffici. Sono tipo questo giallo verde fosforescente e nero. Vedete, cioè, vedete le sopracciglia, che figata. Vabbè. E il suo stile secondo me è unico. Ha poi attaccate praticamente alla gamba le bacchette per la batteria, cioè, oddio, che figata. Poi ha questi tipo scaldamuscoli pelosi, e sotto ha le scarpe che sono dei praticamente stivaletti che non riesco a farvi vedere bene. Alzo la gambina, ecco qui, carina lei. Poi ha questi aspettate che vi faccio vedere bene. Ok, guanti che sono in realtà già fissati, sono praticamente sono di plastica, sono proprio le sue mani che sono così, e naturalmente manicure perfetta. Ecco qui, e dice girl, e qui dice bad girl. Mamma mia. E
Secondo me è carinissima, cioè è troppo carina, mi piace davvero tanto lei, il suo stile secondo me è unico. Andiamo avanti. Ah, volevo far vedere il suo camerino, stavo accannando il camerino che sembra tipo uscito da una... da un centro atomico, tipo, vi dice, vedete, dice tossico, attenzione, warning, attenzione, extra, eccetera. È molto carino, quindi i camerini sono adorabili secondo me, perché poi ogni bambola ha il suo tema, diciamo. Passiamo alla nostra bassista Thrushes. Lei ricorda un po' Beyoncé, per dirvela tutta. I capelli sono enormi, cioè sono una cosa praticamente enorme, cioè guardate che criniera che ha, tipo rossi con delle trecce bionde praticamente, e il suo trucco è stupendo. Lei pure, io la adoro, mi piace tantissimo, ha tipo il l'ombretto leopardato, cioè, ed è, mi è arrivata perfettamente, a differenza di Bad Girl, peccato. Poi ha praticamente questa mano che è praticamente tipo bionica, poi indossa questi guanti su, qui invece la mano è normale, ha soltanto lo smalto, e poi ha questo praticamente vestito barra giacca, e le catene, ragazzi, sono vere, le catene della cintura sono vere, sono una figata pazzesca. Lei è una di quelle che ha più mobilità insieme a Bad Girl, perché il suo outfit non è molto molto complicato. Poi ha praticamente calze a rete da una parte e leopardate dall'altra. Poi ha questi tipo scaldamuscoli di pelle sfighissimi che coprono in parte i suoi stivali blu leopardati. E metti a fuoco, grazie. Ok, ci siamo. Ah, gli stand sono tutti uguali. Oggi ho problemi di messa a fuoco. Ok, gli stand sono tutti uguali, sono bianchi. Avrebbe potuto farli colorati. Vabbè, però non possiamo chiedere troppo. La nostra Ferocious poi indossa questi orecchini, uno più lungo e uno praticamente corto, tipo a cerchio, e poi questo pezzo qui, questa specie di corona di tiara nei capelli. Quanto è chic, fashionable. E poi abbiamo il suo camerino, diciamo uno dei più sobri, se sobrio si può chiamare. Ecco qua, vi faccio vedere, praticamente sedia zebrata, dischi alle pareti, e poi abbiamo qui tipo il disco d'oro, aspettate che giro, se riesco a girare, ok, disco d'oro, e poi tipo la parte dove lei si tocca in pratica. Ok, andiamo avanti e passiamo alla nostra regina del pop, Fame Queen. Allora, devo fare una premessa su Fame Queen. Nei video che avevo visto, ho visto che molte bambole di Fame Queen avevano il difetto che se praticamente veniva levata questa mano, la mano si staccava in pratica. E quindi per evitare questo, io non le ho messo, scusate, la giacca. Questa giacca praticamente è impossibile da mettere se non le tolgo le mani. Però se le metto la giacca non si vede la parte più bella del suo outfit, cioè le spalline e il corpetto, perché la giacca va a coprire praticamente un po' tutto. Quindi per evitare io la tengo in questo modo. Ok, piccola premessa, quindi lei arriva anche con questa giacca che non le ho messo addosso perché la preferisco così. Poi, altro accessorio con cui arriva sono questi occhiali stupendi, vedete che fichi, che però non le metto perché a me gli occhiali sulle OMG non mi piacciono tanto, però una cosa del genere, perché occhiali più cappello mi sembrava un po' eccessivo. Poi ha appunto questo cappello che ricorda un po' quello di Shadow, per intenderci quello del pacco grande, delle Winter Disco, solo che ha praticamente questo piercing qui e cambia colore, però le sta divinamente. I capelli, come vi ho detto, mi ricorda un po' Pop BB, perché sono praticamente corti, col frisè e biondi, però sono super morbidi dietro, qui sono un po' gelosi in pratica. Aspettate che anche qui la frangetta è super gelata purtroppo, e il trucco è stupendo.
praticamente l'ombretto blu con i brillantini, il neo qui è stupendo, magnifico. E le labbra anche sono tipo brillantinate. Ha questi orecchini che pendono praticamente tipo con dei cristalli, stupenda. E il suo corpetto è wow. Allora, queste bambole sono un delirio da vestire. Quindi, chi ha bambini piccoli, bambine piccole, consiglio alle mamme di munirsi di tanta, tanta pazienza, perché è davvero difficile vestirle. Quindi il corpetto è tutt'uno, questa parte è tutto un pezzo e questa qui del cuore con le spalle è un altro, quindi dovete prima infilare questo e poi questo. Inoltre le arriva con questa tipo mezza gonna che se la mettete sopra non si chiude perché il corpetto le fa la vita più grande del dovuto. Quindi io ho infilato prima la gonna, aspettate. Ok, prima la gonna e poi ci ho messo su il corpetto per realizzare questo stile che secondo me è il migliore. Le calze sono wow e guardate che fichi gli stivali. È bellissima, sono stupende. La cosa del tema praticamente della musica a me piace tantissimo e anche lei ha parte del braccio tipo bionico in pratica. E mettimi a fuoco, ok. E questa parte invece è normale. Eccoci qua. E che dire, ragazzi? Allora, per unboxare questo ben di Dio ci vuole. Ah, aspettate, aspettate, aspettate. Devo far vedere il camerino. No, non cadere. Ok. Mi sono dimenticata del camerino, ragazzi. Ok, quindi anche il suo, diciamo, è più sobrio degli altri. Dice "You got this". Poi qui abbiamo dei premi, vedete? Premi, scarpe, accessori, eccetera. Qui invece abbiamo tipo il microfono con le cuffie. Ok, abbiamo finito. E allora, ragazzi, che dirvi? Tra le quattro, la mia preferita in assoluto è se la giocano tra Ferocious e Bad Girl. Se Bad Girl non avesse avuto quella cosa alle labbra, sarebbe stata lì la mia preferita. Però praticamente è Ferocious per i capelli su. Super. Però in realtà mi piacciono tutte, anche Metal Chic secondo me è unica e le sorelline, perché adesso ne ho due, sono praticamente perfette per lei, proprio identiche a lei. Quindi se volete un regalo un po' diciamo impegnativo da scartare, ve lo consiglio, altrimenti comprate qualcosa di più semplice perché vestirle è stata veramente una faticata. Io vi saluto, per oggi è tutto, ditemi nei commenti qui sotto qual è la vostra preferita. Noi ci vediamo alla prossima e mattani!